Cari amici, oggi un grande lutto. È morto Belmondo. Jean-Paul Belmondo. È un gran Jean-Paul, detto anche Giampaolo, da non confonderci con quello che noi chiamiamo Jean-Paul, che invece è un nostro amico vivo e vegeto. Jean-Paul Prassard. E che, al quale auguriamo il massimo di presenza su questa terra, visti i documenti che ci fa conoscere, soprattutto visto i documenti che lui riesce a tradurre dall'inglese, perché nessuno traduce dall'inglese quei documenti. Detto questo, voglio citare il caso di Belmondo, perché il suo film, che mi colpì moltissimo, A bout de souffle, cioè Fino all'ultimo respiro, fu oggetto della mia prima critica letteraria e filosofica, nonché esistenziale, che scrissi per una importante rivista dell'epoca, perché appena uscì in Italia io lo andai a vedere. La cosa che mi aveva colpito, e che è un fatto importantissimo, è la ribellione nei confronti delle convenzioni civili e sociali, perché quel film rappresenta appunto la ribellione. E questo mi ricorda un altro... Un po' quello di Marlon Brando nel Fronte del Porto. Del Fronte del Porto, però, che quella è una ribellione sindacale, certo. Questa è una ribellione esistenziale. Certo. E la cosa interessante di questo film, e vi auguro di andarlo a vedere, è il fatto che lui, poco prima, morendo, si chiude gli occhi per conto proprio e muore. E questo è un fatto molto importante, perché rappresenta il rifiuto della presenza di altri che, in nome di qualsiasi altro dogmatismo, e soprattutto il dogmatismo religioso e medicale, vanno a chiudere gli occhi alle persone che stanno morendo, perché devono sostenere attraverso questo sistema il loro potere. Ne parleremo fra poco, sulla base di libri che ho portato qui, che voglio far vedere. Io ho il potere di assolverti. Ma dai, che cazzo devi assolvermi? Sei tu che hai creato il peccato e poi vengo io a assolverti. Allora, tutte queste cose sono entrate, per fortuna, nella logica corrente, tant'è vero che oggi noi viviamo in un clima in cui la medicina, lo leggeremo in un libro tra l'altro datato, ha sostituito la religione, perché oggi ricordiamoci che una volta, in tempi ancestrali, lo stregone era anche il sacerdote. Esattamente. Quindi era esattamente la stessa. Siamo ritornati all'origine. Esattamente. Ma la cosa interessante... Lo sciamano era sia quello che ti guariva il male dell'anima che quello il male del fisico. Esattamente, quello che vogliono fare ancora i preti, certo. Perché questo è il regime di preti. Ricordiamoci sempre che noi siamo sotto un governo di preti. Ma non di questo governo solo, degli ultimi sei... La leggeremo. Direttamente. E degli altri precedenti, dal 1943 in poi, tutti quanti. Leggeremo qualcosa anche in merito a questo argomento qui, che è molto importante. Cioè, noi stiamo dicendo delle cose e le giustifichiamo con la documentazione, non con le chiacchiere di certe persone. Abbiamo poi il caso, appunto, moralistico, perché il grande processo che si preannuncia... Autunnale. Nel prossimo autunno è il processo a Beppe Grillo. E anche questo è un aspetto importante, perché a noi interessa pochissimo se il figlio di Beppe Grillo abbia o no violentato una ragazza fatta prima bere a dismisura, che non sarebbe una novità, visto che la ragazza mi sembra che sia del nord, quindi queste ragazze spesso bevono e spesso si lasciano violentare, diciamolo in maniera chiara, senza bisogno di... Che lì per lì non se ne rendono conto quando prendono coscienza di quello che è successo, dico, oddio, adesso devo salvare l'anima, adesso devo salvare la faccia. Esattamente. E qui c'è l'ultimo numero di Panorama, appunto, in cui ci sono delle carte segrete che sono ovviamente state visitate e rivisitate, preannunciano il processo moralistico, perché tutte queste cose sono strettamente correlate. Il ritorno del moralismo è il ritorno di una concezione peccaminosa della malattia. Tu stai male
perché hai fatto il peccato. Perché sei in peccato. Sei in peccato. La doppia veste dello sciamano. Tant'è vero che panorama, vedi, almeno... Basta vedere i riti voodoo. Certo. Ed è tutto lì. Esatto. È la sopravvivenza dei riti ancestrali africani, il rito voodoo, ma è quello. Cioè la rappresentazione coreografica, nel senso della manifestazione della... come si chiama? Della rappresentazione, sì. Economia, e che è, diciamo, la sublimazione del concetto doppio del malattia peccato e della interrelazione che corre tra di loro. Noi siamo, io guarisco il corpo, contemporaneamente guarisco anche l'anima. Noi siamo contemporaneamente presenti a una vicenda apparentemente moderna, o anzi proiettata verso il futuro, perché la medicina che dice di curare, che vogliono imporre, è una medicina apparentemente è proiettata verso il futuro, ma è sostanzialmente una medicina legata al passato, perché oltretutto la cultura dei vaccini è una cultura del passato, risale a Jenner, risale al 1700, quella è la cultura dei vaccini, prevenire attraverso l'omologazione, ed è molto importante poi nel prossimo futuro affrontare dal punto di vista... Oh, spiega l'omologazione a che si riferisce, perché così rendere tutti omologhi, oh, ma tutti vaccinati, tutti benedetti, esatto. Tutti con un... baciati dal Papa. Esattamente, tutti con un tuffo sul fiume Giordano, tutto lì è uguale concettualmente. Ecco perché abbiamo citato Belmondo, perché Belmondo rappresenta la ribellione intima, esistenziale, quindi reale, nei confronti di queste convenzioni borghesi. Nell'ambito poi di questo discorso... Film di ribellione c'è anche per esempio Il Ribelle. Sì, abbiamo tanti film, tantissimi però... film che sì. Rappresentano questa modalità, sì. Della passione, no? della convinzione, lavorio, del fuoco interno. Interiore. Però c'è un ribelle americano interpretato da Marlon Brando, tant'è vero che il successo di Marlon Brando è dovuto proprio a questi suoi film. Ricordiamoci anche l'ultimo Tango a Parigi, fatto, sì. In età avanzata, era una ribellione al perbenismo, attenzione, c'è la mano italiana. Sì, certo. Nel caso americano è differente. L'americano, il Marlon Brando americano, quello che va in motocicletta col cappello a visiera, l'Harley Davidson, quello lì è un nero. Sì. È una ribellione di massa che si... Basta ricordare appunto Ferlinguerli, Kerouac, eccetera. Esatto. Anche in quel caso abbiamo... On the road again. Abbiamo una differenziazione che va sottolineata. E cioè, mentre quelle persone... recuperavano in maniera, dal punto di vista culturale, una cultura che risale all'antica India, perché noi parliamo di quella gente lì. Invece Marlon Brando in motocicletta rappresenta la forma volgarizzata di pseudo ribelli, perché senza, sì. La motocicletta... No, è un neocapitalista, perché è un consumista comunque. Esattamente. Un consumatore. Perché un senza consumatore la di ideologia. Senza la motocicletta non è nessuno, certo, quella è la cosa. Certo. Oh, qui sempre in questo numero di Panorama c'è gli insospettabili del fake vaccino. Del fake pass, perché creando l'obbligo si crea anche il sistema per eluderlo. C'è un'infinità di persone che pagando il debito pizzo hanno l'immunità garantita da una falsa certificazione, e questo fa parte di questa società e soprattutto della società della falsificazione integrale costituita dal post-cattolicesimo che governa in Italia. Ripeto,
oggi noi abbiamo due esempi di capi di governo, tra l'altro c'è Conte che va in giro per l'Italia. No, il bello è che quel testa di cazzo di Grillini da un po' di tempo addirittura l'hanno fatto diventare leader. Cioè quelli che dicevano mai confrontarsi, mai allearsi con il Partito Comunista. No, noi apriremo il Parlamento, o per la maggior parte del Partito Comunista o a analoghi, e lo apriremo con una scatola di sardine e così via. Al contrario, si sono alleati con le sardine. Esattamente. Allucinante. Esattamente. Questo vuol dire la assoluta incapacità di intendere e di volere dei votanti il Movimento 5 Stelle, perché non è possibile che tu accetti passivamente, tu elettore, che fra l'altro nel primo statuto che noi abbiamo fatto mettere fuori legge, hanno dovuto rifarne altri due per andare in regola d'arte, per poter essere accettato, no, per essere accettato legalmente, giuridicamente certo. Oddio, ho perso il filo, che stavo dicendo? Nel primo statuto. Sì, del primo statuto. Chiamato tra l'altro non statuto, oltretutto falsificazione. È scritto punto per punto che, ed esattamente uno di questi era il punto, che l'eletto doveva rispondere diciamo direttamente all'elettore, è messo in aspettativa qualora sotto giudizio, perché quando non avesse ottemperato gli impegni programmatici messi in campagna elettorale. Esattamente. Immaginatevi un po' qual è l'inversione nella sostanza di questo regime, un regime di invertiti. Chiamano libertà la peggiore forma di schiavitù psicologica e soprattutto medica. Perché? Perché un conto è farti credere in una Madonna o che sia, se non ci credi ti brucio vivo, ma insomma, e un conto è oggi a credere di essere salvato invece di fare un tuffo sul fiume Giordano, che almeno lì te lavano, zozzoni come siete, e invece di fare questo ti devi fare la puntura. Ti devi fare iniettare qualcosa che non sai che cos'è, anzi sai che fa male, invece di fare bene, con la prospettiva di un meraviglioso futuro. Che poi ti lasciano libero. E ti lasciano libero da niente, perché in Israele, che sono maestri, sono già al quarto dosaggio. Peraltro contestati dai soliti rabbini, i quali sanno esattamente non solo come funziona la legge rabbinica, ma sanno individuare perfettamente il danno scientista. Ciò detto, entriamo nella lettura. La prima lettura che voglio fare è questo libro importantissimo di una nota scrittrice, Stefania Limiti. Il tema dei poteri occulti è essenziale per comprendere il nostro potere. Sfuggente e inafferrabile per natura, l'argomento ci lascia spesso smarriti, un po' persi tra le nuvole di ciò che esiste ma non è. Di ciò che esiste ma non è. Vedete la punturina? Ma avete notato che non si parla più di cancro? Prima il cancro era... No, il bello è che di malattie immaginarie, come si sono inventati la viaria, la porcaria, la linguaria, non sono riusciti non ci sono a imporre. Oggi ci troviamo in culo una supposta del genere e noi dobbiamo credere a queste cazzate quando muoiono, dicono che siano morti più o meno 28.000, 30.000, una cosa del genere. Sì. Veri, non quelli che rientrano nelle statistiche mondiali dell'influenza, della normale influenza. Quando di cancro muoiono 90.000 persone l'anno, di infarto e di malattie spesso provocate dall'isolamento e la chiusura nelle proprie case, certo, e soprattutto nel disinteresse degli ospedalieri nei confronti dei malati ricoverati. No, aspetta, pure dei medici di famiglia. Esattamente. Che invece di andare a visitare a casa le persone pretendono che tu vai. Esattamente. La cosa bravissimo. È successa a me personalmente, lo posso documentare avendo contattato due medici di famiglia, addirittura uno mio e uno di mia moglie.
questi sono rifiutati di venire, ma non adesso, prima della malattia, della cosiddetta malattia. Questo per dire che è tutto completamente travisato, cioè quello che necessiterebbe di una grave e potente forma di controllo, di assistenza, di supporto pianificato e diffuso nella società per evitare tutti questi migliaia di decine di migliaia di morti all'anno, non parliamo di altri morti tipo il tabagismo e altro, che sarebbero necessitati di avere questa formula della battaglia, come la battaglia del grano, costruttiva, aiutava a costruire l'alimentazione, queste cose qua occorrerebbe una cosa del genere, invece no, questi mi frega un cazzo di farlo davvero, tu devi prima ammalarti, poi io ti curo se mi va, quello che è successo anche a lui. Io mi sono ammalato, mi hanno ricoverato. I primi 4 giorni, se tu non ti imponevi, ti avrebbero preso col cucchiaino. Ma io non è che mi imponevo, si sono imposti, devo dire francamente, che sono stati i miei familiari che mi hanno fatto ricoverare. Dove sono stato curato col chinino e sono guarito. Allora, prima ancora di leggere il libro che vi avevo fatto vedere prima, vi voglio far vedere anche quest'altro. Sì. Che serve per far capire i nessi e i connessi. In un sottocapitolo intitolato La Grande Guerra. La visione riguarda all'epoca in cui non c'era ancora la sovrapposizione del Covid al cancro, quindi c'era l'utilizzazione a livello nazionale del terrorismo occulto provocato dal cancro. Oggi è stato superato, non si parla più di cancro, come se il cancro non fosse mai esistito. No, che non sono, come se non morissero 90.000 persone all'anno. Esatto. Sì, quelle non sono morte. No, le attribuiscono al Covid. Allora, è il Covid che gli ha fatto venire il cancro. Esatto. O il cancro che ha fatto venire il Covid, tanto sono le stesse cose. La Grande Guerra. Questo è un sottocapitolo di un intervento di uno studioso, Daniela Minerva. Il titolo del capitolo intero si chiama I racconti della medicina. La Grande Guerra. La visione semplicistica del mondo che sottende la rappresentazione sociale del cancro, così come la visione semplicistica del mondo sottende la visione popolare del Covid, prevede una lotta tra bene e male. I tumori sono maligni, nella quale inevitabilmente preverà il bene. L'utopia è quella di un mondo senza cancro. Attenzione, c'è l'identificazione, è stato scritto prima. Oggi un mondo senza Covid è la stessa cosa. E l'obiettivo della società è quella di realizzarla su questa terra con una guerra santa. Vedete gli atteggiamenti e i toni usati dai rappresentanti del potere cristiano che si presentano alla televisione minacciando non si vuole vaccinare. Il Carnevale di Venezia, sì. L'ho chiamato Carnevale di proposito. Sì, esattamente, che si presentano minacciando che non si vuole vaccinare perché sono equiparabili a tutti quei poveracci. In un secondo tempo noi leggeremo il prossimo numero della rivista che pubblica ogni mese l'elenco di morti bruciati e soprattutto morti bruciati a Roma, perché si opponevano alla verità sacrosanta, non volevano
farsi il battesimo, che equivale... Non volevano farsi il vaccino. Il vaccino, è la stessa cosa. Non volevano il Green Pass. Erano sempre quattro gatti, eh. Beh, intanto li bruciavano, quelli che rimanevano, capivano. Tra l'altro c'è una dichiarazione dell'ex presidente della... dell'INPS, il quale festoso ha dichiarato che quest'anno c'è stata una diminuzione di pensioni di vecchiaia di 120.000 persone. Ma pensa un po'. Ma pensa quant'è contento, quant'è cristiano, quant'è cristiano. Chiama assolutamente il prossimo, certo, il prossimo sopravvissuto, ovviamente. Una guerra che è stata addirittura proclamata, come ogni conflitto che si rispetti, con il National Cancer Act del 1971. Abbiamo un atto. National Cancer Act, il quale act sarà sicuramente stato ripetuto anche con il Covid Act, perché il coinvolgimento politico nell'oppressione dei popoli è lo stesso. È assoluto. Questa del 1971, quindi noi abbiamo avuto un'oppressione dei popoli di carattere medico dal 1971 praticamente ad oggi, quando questa mania e questo terrore del cancro è stato sostituito dal terrore per il Covid, con cui il presidente Richard Nixon lanciava il grande obiettivo, la cura. No, aspetta, ma bisogna rimarcare 71. Il fatto che mentre il terrore del cancro era un terrore individuale, cioè ognuno conosceva la situazione, conosceva la tematica, ma riguardava solo l'individuo, cioè la singola persona. Viceversa, il terrore oramai per quello che riguarda il Covid e tutto quello che ne consegue è una collettivizzazione. È una collettivizzazione del terrore, è un terrore di massa. È una veramente altro che integralismo islamico. Appunto, anzi, non se ne parla più. Di più. L'integralismo islamico non c'è più. Certo, ma non c'è più. Ma questo è l'integralismo. Quello che stiamo vivendo noi oggi dall'interno, esatto. La nostra società italiana, non gli israeliani o i palestinesi o gli arabi in generale. Una guerra che ha i suoi guerrieri, medici e ricercatori, e i suoi eroi, le sue armi distruttive e brutali, come la chemioterapia o precise come i proiettili biologici regalati dalla biologia molecolare, dirette contro un nemico invasivo, subdolo, incontrollabile, alieno, mutante. Mutante! Eccolo lì! Questo è un libro che è stato scritto. Il 71. C'è subito il mutante. Perché? Perché devi giustificare i tuoi fallimenti reali. Certo. E tentare di... come si dice? Registrare il tiro. Aggiustare il tiro. È chiaro, no? La fantasia antimoderna di un mondo senza cancro si fonda su un pensiero unico. La scienza, somma luce, i suoi guru luminosi e le norme indiscutibili. Ecco esattamente lì il Covid, esattamente quello che sta avvenendo con il Covid. Allora, ecco perché non si parla più di cancro, perché il Covid ha sostituito ai fini del controllo delle popolazioni. La scienza e i suoi guru, perché guai a te a parlare, lo dice la scienza della sciocchetta Lorenzini. Allora, bisogna dire, bisogna ricordare sempre la definizione di scienza che deve essere diciamo controllabile in ogni fase della sperimentazione, deve essere replicabile, deve essere modificabile secondo dei parametri date comunque dalla sperimentazione. Dati dalla sperimentazione e quindi di per sé è modificabile, di per sé è modificabile, esatto. Il concetto scientifico, perché la scienza è un percorso, che noi abbiamo cominciato quando abbiamo inventato la ruota del fuoco ed è andata sempre avanti, non si ferma, la scienza non si ferma, quindi andare a predicare che la scienza è inattaccabile è una eresia fondamentale. Fondamentale.
È una poesia, proprio come aforisma. E non a caso lascia questa Lorenzin, che proviene da ambienti socio-cattolici, parla appunto in termini di scienza, una che tra l'altro non ha nemmeno il titolo per poter parlare, dico, non dico di scienza, ma di boccette, di gioco del lotto o soprattutto del gioco dei dadi. Il gioco dei dadi è un calcolo eccezionale, difficilissimo. Appunto. Tant'è che nessuno riesce a fare questo ordine combinatorio preventivo, altrimenti ci avremmo le case da gioco fallite tutte quante. Esattamente. La scienza e i suoi guru. La metafora è quella più antica e persistente nei secoli. Combattere già nel nome di Dio o in quello della scienza, che dir si voglia. La guerra con il demone ha sempre carattere sacro e implica dei mediatori che maneggiano adeguatamente la volontà del Dio e le leggi della scienza, che per l'opinione pubblica rivestono ugualmente carattere sacrale. Ricordiamoci sempre che la invasione della religione cristiana nell'impero ha avuto dei grandi successi, dei grandi assalti, delle grandi conquiste territoriali nel corso dei secoli e dei millenni, ma addirittura c'erano delle frange che sono state conquistate solo 100 anni fa, cioè la conquista da parte della religione e del papato nel campo religioso e la persistenza dell'eresia. Io sto dicendo che il rito della inseminazione della madre terra da parte del grandio Priapo è avvenuta fino al 1950, esattamente, quindi a 70 anni fa. Cioè c'è in Puglia, nel Salento in particolare, in alcune zone c'era l'aspersione del seme dello sperma maschile sulla terra perché la terra fosse fecondata. Dire di più, la terra come grande femmina, come grande madre, come grande utero, la grande grandissimo madre, utero, ma la grande madre anche. Quindi voi vedete, cari amici, che noi stiamo parlando di cose concrete e della volontà coercitiva, ma qui parleremo anche di un'altra cosa molto importante, il concetto dei mediatori, no? La guerra con il demone ha sempre caratterizzato carattere sacro e implica dei mediatori che maneggiano adeguatamente la volontà del Dio o le leggi della scienza, che per l'opinione pubblica rivestono ugualmente carattere sacrale. Tutti i mediatori sono creature elette, eroi, unti dal Signore, santi, esorcisti, guaritori, grandi medici e ministri. Sono gli artefici dell'utopia, i signori del mondo senza cancro all'epoca. Oggi sono i signori del mondo senza Covid. Che hanno inventato come tutte le malattie degli ultimi 20-30 anni. La fantasia premoderna di un mondo sanato vuole dei mediatori. I mass media ne alimentano il culto. Il pontefice è il mediatore massimo. Esattamente, qui c'è professori, premi Nobel, guru, indiscussi. Un vero e proprio... Ma non c'è scritto il Papa, però. No. Lo diciamo noi, no? Non si voleva inimicare il mediatore più potente. Esattamente. È inevitabile che il mediatore abbia carattere sacro, perché è a lui, lei, che affidiamo la regia della partita a scacchi con la morte. Chi affiderebbe un compito simile a un misero mortale? E può anche accadere che ci accorgiamo di aver mal riposto la fiducia. Mark Bloch, un grande studioso di sociopolitica, racconta che nella Francia del XIII secolo, per far cessare un'epidemia, i contadini non trovarono nulla di meglio che sacrificare il loro parroco. Bella questa! Ma noi siamo prontissimi a dare i francesi sono sempre stati molto maestri. Ricordiamoci lo spossessamento delle ricchezze del clero nell'anno secondo. Noi siamo sempre prontissimi a sacrificare l'attuale papa, ricordiamocelo bene. Domani, oggi, adesso, fra 5 anni volete. Non a caso noi siamo stati quelli,
lo ricordo così per fare un po' di autopromozione, che nel 2013, una settimana dopo che lui era stato incaricato, come vabbè, si dice? Diciamolo così. Vabbè, non viene la parola. Nominato. Investito. Ecco. Investito da un'automobile. No, da un carro armato. Era stato investito. Noi una settimana dopo lo abbiamo denunciato con una denuncia di 80 pagine in cui elencavamo tutta una serie di reati che aveva commesso in quella settimana, Esattamente. Non chissà quando. Quindi questo per dire che noi non facciamo sconti a nessuno. Ma l'importante... i reati che noi abbiamo enumerato erano dei reati che, per quanto riguarda il superamento del sacrosoglio, non sarebbe stato possibile. Ah, certo. Perché? Perché a guardia del Sacro Soglio, all'epoca, ci sono sempre come i giannizzeri. No, c'era un personaggio che era quello che si era inventato Conte Giuseppe. Sì, Conte Giuseppe è l'invenzione di quel personaggio che di nome si chiama Achille Silvestrini. È quello che non ha fatto entrare uno dei cardini, i magistrati italiani che dovevano indagare, vedi caso, sulle porcherie dello IOR. Era Achille Silvestrini, l'inventore, lo ripeto, di una persona che ha tra il burattino e il Pinocchio, che si chiama Conte Giuseppe. Ho visto l'investitura dell'Oscar alla carriera del burattino Pinocchio. È l'uomo, omen nomen, proprio. Esattamente. È il vero attore, cioè se c'è una persona che interpretava bene la figura di Pinocchio era lui. Ciascuno interpreta se stesso. Ma se può dare, cioè ti guarda te che si danno l'Oscar alla carriera o quello che è il leone d'oro alla carriera a uno che ha fatto è solo scemo. Ha fatto un film che ha piaciuto a lor signori. Su, diciamolo, no? Quale? Pinocchio? No, non è Pinocchio. Non lo so. Cazzo, ma com'è possibile? Ha fatto un film che è piaciuto a lor signori. Vabbè. Che ha preso tanti Oscar. Ah, sì, giusto. Non capivo qual era. Quello è stato fatto su commissione. Quello l'hanno fatto su commissione. Che si è fatto qua, ma lui è piaciuto a lor signori, sì, quindi gli ha dato certo l'Oscar. Certo. Non alla memoria, disgraziatamente. Quindi il parroco fu sacrificato, come dicevo, da una popolazione molto logica e ragionevole, i quali hanno detto: tu sei quello che ci deve guarire, non ci hai guarito, ti sacrifichiamo. Così come in epoche precedenti, quelli che venivano sacrificati, chi erano? Erano gli sciamani che non guarivano o che non facevano venire la pioggia. Certo. Li pigliavano e li legavano e li facevano seccare, no? Bianco secco, magari era un po' bianco. Quelli bianchi, cioè gli albini, erano sempre trasformati in sciamani, no? Spesso. Li mettevano lì a seccare per fare il bianco secco. È molto importante, leggetevi un'opera per me tra le più belle in assoluto, di un grande scrittore che non a caso è passato abbastanza inosservato, che è intitolato La via del tabacco. Leggetevi questo romanzo, uno dei più grandi romanzi dei romanzieri americani, La via del tabacco, dove c'è appunto un albino che serviva per andare a cercare l'argento, perché se tu vai in giro con l'albino trovi un filone di argento, quindi è la stessa cosa degli sciamani. E gli sciamani che nascevano bianchi, ce n'erano ogni tanto qualcuno, erano anche albini. Disgraziatamente non c'è, che io sappia, non c'è mai stato un papa albino, perché sarebbe stato simpatico. No, c'è albino di nome. Albino, il famoso albino. Dunque, Marc Bloch racconta che nella Francia del XIII secolo, per far cessare un'epidemia, i contadini non trovarono... Scusa, non era quello che è
morto dopo 30 giorni, appena eletto. Ah, è vero! Ardino Luciani! Lo sto dicendo, pensavo l'avevi capito. No, non l'avevo capito per niente, immaginavo, chissà, un Albino... No, Albino vero, del di 1300. Nome. Di nome. Albino! L'hanno subito sacrificato! Non faceva il miracolo! Non faceva il miracolo! A conferma di quello. No, voleva fare il miracolo. Voleva mettere fuori il banco il lawyer e tutti gli investimenti della Chiesa. Era un miracolo, Era un miracolo. Vero miracolo. L'hanno fatto fuori, è morto. E vedete, cari amici, l'ineluttabilità del destino terrestre, voluta sempre da colui che comanda i nostri destini. Racconta che nella Francia del XIII secolo, per far cessare un'epidemia, i contadini non trovarono nulla di meglio che sacrificare il loro parroco, fino a quel momento incapace di trovare un filo diretto con il Signore. Ma oggi noi ce l'abbiamo il filo diretto con il Signore. Certo. È il banchiere. Il banchiere. Più signore di quello. In rappresentanza degli interessi di loro signori, cioè dello Yor. Certo. Che tra l'altro è una proiezione dei gesuiti, perché noi sappiamo bene che mentre Conte è un'invenzione del personaggio che abbiamo citato in precedenza, che si chiamava Achille, il prode Achille, il veloce Achille, oggi noi abbiamo un autentico erede di Ignazio. Loyola. Di Ignazio, chiamiamolo Ignazio, Ignazio che non è uno strazio e che è appunto il banchiere che comanda indissolubilmente le truppe dei guerrieri, del Papa. Quali guerrieri? Sì, del Papa. Della compagnia, quella della compagnia. Della compagnia e di quell'altra compagnia che si chiama la compagnia di Beppe Grillo, la compagnia dei Grilli, che è stata fondata dal buon Sassoon. Vedi caso che... Dinasticamente discendente da quelli che facevano gli schiavi negrieri, gli schiavisti negrieri. Più chiaro di così, cari amici, cosa volete dalla vita? È una sequela, è proprio una filiera. Esattamente. Che nasce in un determinato modo, prosegue in un certo ambito nel corso dei secoli, fino ad arrivare all'apice del governo del mondo, perché solo ammazzando le persone puoi governare il mondo. In uno dei quattro Evangeli si narra della dinastia del buon Gesù, sì. Il quale profeta discende, lo dice l'epistolario. Che lo dice? L'epistolario. Di questi bravi personaggi che raccontano le vicende della vita del buon Gesù, e dove raccontano anche che lui discende direttamente, no? Per vie traverse, attraverso i vari re che si sono assecondati l'un l'altro per il regno non dei cieli ma della terra. Quindi le dinastie ci stanno sempre. Disconoscerle non serve, bisognerebbe sapere ad esempio qual è la dinastia di Beppe Grillo, perché il figlio lo sappiamo. No, di Grillo si sa, loro sono sempre stati dei grandi imprenditori portuali, sì. Contabili, anche soci della Banca San Giorgio, eccetera, eccetera. Cioè San Giorgio parlo del 1500, certamente. Non sono io, No, non so, quel San Giorgio lì non sono io. Comunque sia, è una dinastia. No, ricordiamo, la Banca di San Giorgio è stata una delle prime banche mondiali. Esattamente. Sia come nascita e sia come forza economica. Anzi, il primo grande... Ricordiamoci che la flotta genovese è stata una delle due flotte più importanti del Mediterraneo. Del mondo. Non a caso è stato un genovese che, vedi caso, ha scoperto l'America. Certo, perché ancora, nonostante fosse in crollo il sistema, diciamo, marineresco dell'epoca... Contava però le ingerenze di Genova nel pontificato romano. I cibo erano uno dei gruppi etnici greco genovesi che poi partorirono Papa Gipo, che era
Siamo nel 1500. Sì, no, cioè, prima, siamo prima, nel 1480. È morto nel 1492, ecco. Esattamente nell'anno in cui poi Cristo, suo figlio pare che fosse il figlio, è arrivato il 12 ottobre 1492 a trovare a Granada, a Cuba. Ma no, Cuba, era nel territorio di Cuba, però nelle piccole Antille. Sì. Nelle piccole Antille. L'isola esattamente era San Cristobal, può essere. San Cristobal, ecco, esatto. Tanto è vero che Cristobal è Cristoforo, no? Sì. Immediatamente sterminate le popolazioni. No, dice che inizialmente c'era un buon rapporto, sì, perché quelli credevano che erano dei semidei. Ma comunque li hanno sterminati, sì, perché i semidei sterminano. E poi ci avevano a portata di mano il Covid. Col Covid. Sì, esattamente così. Non è una presa in giro. Lui sta enfatizzando, diciamo, iperbolizzando il concetto. Ma quello che dice lui è vero, cioè grossa parte dello sterminio degli indigeni centroamericani e sudamericani è derivata dal morbillo e da altre malattie, diciamo, di quel genere lì, che noi possiamo riassumere tranquillamente, sì, col nome Covid, esattamente. E lo stesso, dunque, oggi i pazienti delusi si limitano a denunciare i medici. No, mi è venuto in mente, scusa, un flash. C'è la Guerra dei Mondi, pare che si chiama, con Tom Cruise, se mi ricordo bene, in cui parla di questi alieni che arrivano dallo spazio, che avevano già, sulla Terra, che avevano già colonizzato qualche miliardo di anni prima, o milione di anni prima, perché escono fuori da sottoterra i loro mostri, come i funghi, e come i funghi allucinogeni, arrivano, conquistano tutto, sbaragliano tutto, finché dopo una decina di giorni, 15 giorni di questa perversione totale del sistema sociale, civile e mondiale, all'improvviso cominciano a morire e muoiono di morbillo. Mi pare giusto, di Covid. Di Covid. Oggi si chiama Covid. Quindi il Covid, a secondo di come lo si usa, può essere un nemico come anche un amico, dipende dall'utilizzo, come tutte le cose nel mondo. E la Lorenzin, questa sciacquetta, voleva rivaccinare tutti quanti antimorbillo, perché il morbillo fa male, l'ha detto lei. No, ma no, quello che questi stronzi, meglio di così non riesco a identificarli, non hanno ancora capito, è che pure se raggiungessero il loro delittuoso, diciamo, programma di vaccinazioni mondiali, comunque nessuno conosce l'effetto effettivo che potrebbe dare, e magari da questo discorso qui nascono dei superuomini che ammazzeranno quelli che l'hanno inventato. Certo. Quindi chiamiamoli extra uomini, che è quello un termine più adeguato. E nello stesso tenore l'attenzione dell'opinione pubblica al buon funzionamento della sanità, su cui si giocano i destini dei politici locali. I contadini bello. Francesi gettarono il parroco incapace in una fossa piena di cadaveri. Cosa accadrà a un governatore che non fa funzionare un pronto soccorso? È quello che noi ci auguriamo, visto che non c'è un pronto soccorso che funziona. D'altra parte, che esista da sempre una relazione precisa tra la sacralità, la capacità di curare e il potere politico, lo ha meravigliosamente mostrato Marc Bloch, raccontando il rito dei re che toccano e sanano le scrofole per 6 secoli in Francia e in Inghilterra, dal 12° al 18° secolo. Sono i re che toccano le scrofole. Personalmente vorrei farmi scrofolare, non certo da quella faccia terrificante di Mario Draghi, non a caso scelto dai gesuiti, perché è la faccia di una maschera di primitivi, no? Scolpita nel legno a suon di sassate. È quella la faccia del gesuita per eccellenza, Mario Draghi. Ma praticamente io vorrei farmi curare con il tocco alcune scrofole che ho da certe parti qui, da personaggi meno ambigui, no? No, di a loro sempre che cosa sono le scrofole.
si chiamavano scrofole tutta una serie di pustole cutanee prodotte dalla sporcizia. Ci vuole poco a capire. Beh, ricordiamoci che Luigi XIV non si è mai lavato una volta in vita sua. Certo, guai. Era una cosa questo da... per capire qual era la mentalità dell'epoca, sì. Quali erano gli usi e che era giusto che gli tagliassero la testa. 14, non 16. 14 era. Ah, 14, sì, certo. Nella corte di Luigi XIV c'era molta gente che si vantava di non essersi mai lavata. Sì, e lui anche. Si improfumava e basta. Questa è la ragione del successo nell'epoca dei profumi. Tant'è vero che si parla di profumi francesi, è di lì che viene, perché ogni cosa c'è la sua origine terrestre. Certo. Questi puzzavano de merda de scorreggia, e si mettevano giustamente il profumo. Non fidatevi mai delle persone profumate, anche oggi. No? Se mi avvicina la Lorenzin molto profumata, io non mi fido. Indipendentemente da quello che possa è dire. È uno degli strumenti messi in atto da quelli che lavorano sulla programmazione neurolinguistica. Perché l'olfatto, è vero che è l'ultimo dei cinque sensi perché l'abbiamo quasi completamente perduto. Sì. Però è comunque ancora, pure se con rilevamenti molto bassi, capacità di rilevamento molto bassa, però è uno dei sensi che ha più volontà e perniciosità all'interno delle decisioni ancestrali, sì. Perché l'olfatto era, quando noi eravamo animali ancora sugli alberi o peggio ancora da domesticare, che appunto fidano la loro sopravvivenza soprattutto dall'olfatto, che ci sono degli animali che addirittura riconoscono qualcosa da oltre 10 km di distanza. Esattamente. Quindi questo, i cani ad esempio. Non i cani, anche altanti, anche gli insetti. Gli insetti percepiscono gli odori come gli uccelli. Anche le api. Sì. E quindi riescono a sfuggire il pericolo e il nemico in maniera molto precursoria rispetto a quando dovrebbe arrivare il contatto, ecco. Quindi questo per dire che il nostro olfatto comunque ancora è determinante nelle nostre decisioni più profonde. Quindi quelli che si occupano di programmazione neurolinguistica e lo fanno per mestiere, o quelli che lo adottano per un altro ormai mestiere, tutti i politici in particolare, si improfumano a dismisura. Quindi quando voi sentite una persona olezzante di profumo in maniera smodata, state tranquillo che sta cercando di carpire il vostro beneplacito. Esattamente. Comunque io sono favorevole all'odore sessuale. Ah, e quello mi interessa molto. Quando ero piccolo e anche oggi. Non a caso che le parti sessuali profumano molto, odorano o lezzano, se preferisci, piuttosto tanto, proprio perché devono attirare l'attenzione della controparte o del maschio o della femmina, secondo te. Tant'è vero che si parla di soave o lezzo. Ma torniamo al mondo senza cancro. Per realizzare l'utopia, la società costruisce modelli conformi, il salutismo, l'incontaminazione, la società costruisce i modelli come l'incontaminazione. Allucinante. Vaccinati, perché sarai incontaminato. Ma questo sistema... Sarai salvato! Questo sistema è già stato utilizzato al cancro, ecco perché non si parla più di cancro. Perché il fianco è ormai superato. Non ha più nessun interesse politico. E detta le regole, se mangiare pancetta, fumare, poltrire, sono comportamenti a rischio. L'uomo utopico li eviterà e la società li riterrà come minimo ineleganti, quando non criminali. Il mondo perfetto, realizzato con la vittoria del bene sul male, ha espulso i devianti ed eliminato le contaminazioni. Più di così che cosa? È stato scritto nel 1970. Voi. Il racconto del cancro oggi mi pare allora che sia dettato dal saldarsi di queste tre narrazioni: la rappresentazione del soggetto a rischio,
gli eroi e le armi della guerra al maligno, l'utopia del mondo senza cancro, l'utopia del mondo senza Covid, è la stessa cosa, senza nemmeno una citazione per il malato che non conta niente. Noi abbiamo qui l'esempio del grande guerriero, che cioè è Speranza, il quale non mi sembra interpretare la figura... L'uomo forte del governo Conte. La figura di Che Guevara o men che meno dell'animoso Achille. Mi sembra la interpretazione del veggente Tarsia, come cacchio si chiamava, che prevedeva sempre cose maligne. E lui infatti è di brutta formulazione e appunto ha a che fare o col gobbo di Notre Dame. Qualora andassimo al potere lo porteremo a Notre Dame e lì, cercheremo di lasciarcelo. Allora, l'ultima citazione che è molto importante, voi vedete che noi parliamo sempre a ruota libera. Ma facciamo vedere i testi, li smentissero loro, no? Questo. Nel libro che ho testé citato si parla del mediatore. Qui, nel nuovo Machiavelli, si parla appunto di chi è il mediatore del principe. Vai. Attenzione, cercate di capire esattamente chi è e che cos'è, non è il principe, perché adesso non ve lo dico, ma voi potete immaginarlo chi è il principe. Il principe è colui che comanda, obiettivamente. Non tutta. Beh, lui faceva, diciamo, l'ipotesi, diciamo, basava tutto il suo ragionamento su il Duca Valentino. Sì, vabbè, Duca Valentino è un esempio per lui, ma il principe è quello che comanda. Certo. E oggi non è certo Draghi, ma Draghi è espressione, perché è stato voluto dal principe. Draghi è il mediatore, gli altri non contano un cazzo. Gli altri rappresentano più o meno la corte dei miracoli. I nemici del Torugiu. Che non è la corte dei miracoli. Sì. Beh, lì ci sono nani, ballerine. Tutto. C'è la Lorenzina, la parte della ballerina. Quella che dice sempre, lo ha detto la scienza. No, che il bello è che lei di scientifico non conosce neppure assolutamente la parola. Assolutamente, non sa, per quello lo ripete, no? I nemici del principe e i nemici dell'idea congiureranno per mutare il favore del popolo contro di lui. E il servitore si adopererà a contrastarli, non con l'astuzia, ma con la forza dell'idea del principe. Il servitore non può fare affidamento sull'affetto dei colleghi o sulle osservazioni di funzionari minori, onde prevenire l'attacco. Dunque deve essere sempre al corrente degli incontri dei colleghi del principe. Essendo le congiure segrete, i cospiratori si riuniranno in luoghi privati per non essere scoperti dal servitore. Egli deve quindi controllare costantemente i luoghi che le persone frequentano e, non trovandovi i colleghi del principe, dovrà insospettirsi. La più parte delle congiure viene tramata nelle case dei cospiratori. Mi sembra il libro della teoria del colpo di Stato, di quello polacco-americano. Teoria del colpo di cosa? Che è ritornata alla ribalta recentemente. Sì.
quello che è stato ambasciatore anche, mi pare, comunque insomma... L'amico di Gianni Agnelli, sì, quello, esatto, che andava, bravissimo, a vedere, bravissimo. Quello che andava a fare, me l'abbiamo fatto queste considerazioni, l'abbiamo fatta nel video che stavo rivedendo questa mattina. Ah, esatto. Dove ci chiedevamo per quale ragione uno che ha sempre tremato ai danni di tutto il mondo... No, Brzezinski, tipo... Brzezinski. Tipo Brzezinski, ma non è lui. No, era quell'altro, prima di Brzezinski. Adesso non mi viene in mente. Comunque finisce in ski anche lui. Il quale, noi ci chiedevamo per quale ragione andava a vedere le partite di calcio assieme a Gianni Agnelli. Perché? Io non lo so. Lui era amico di Gianni Agnelli. Sì, me lo ricordo, ma non so la ragione. Andava a vedere, perché si divertiva a guardare le partite di calcio. Ah. Solo che non ne traeva nessun vantaggio, perché come dicevo nei miei commenti a queste considerazioni, potete vederle nei nostri video, non si capisce come uno che ha organizzato colpi di Stato in tutto il mondo, ha fatto ammazzare leader, nemici degli Stati Uniti in tutto il mondo, in Africa, potesse godere delle strategie di alcuni pallonatori, a meno che non stesse tracciando con Gianni Agnelli la cessione o meno della grande ricchezza dell'Italia. Egli deve quindi controllare costantemente i luoghi che le persone frequentano e, non trovandovi i colleghi del principe, dovrà insospettirsi. Ma se io chiudo la gente dentro casa, non permetto la riunione dei vari... La circolazione, cioè. È tutto lì. Laddove poi tutto quello che scorre su internet è comunque sotto controllo. La più parte delle congiure viene tramata nelle case dei cospiratori e pertanto rimane segreta, meno che nella società contemporanea. No, 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 assolutamente no. Che è una realtà ambivalente. Ecco qua. Puoi recludere le persone, ma se hanno questo, sei fregato. La società contemporanea ha, come sempre, dei pregi ambivalenti, però ambivalenti. Caratteristica allora. Non ci sono più i segreti del potere perché scorrono un'infinità di informazioni e chi vuole essere informato lo resta. Contemporaneamente però è possibile attraverso loro signori il controllo del pensiero dissidente. La più parte delle congiure viene tramata nelle case dei cospiratori e pertanto rimane segreta. Il servitore non dovrà mai parlare al principe di tali congiure. Attenzione! Il servitore non dovrà mai parlare al principe di tali congiure, poiché il rivelargliele non servirà a promuovere la causa del servitore né a favorire il potere dell'idea. Il servitore deve esserne a conoscenza soltanto per fornire al principe le prove opportune quando occorre che questa agisca. Quindi il principe, cioè chi gestisce il potere, agisce quando i servitori... Luttwak, Edward Luttwak. Esatto. Ma anche Curzio Malaparte, Sì, però Curzio Malaparte lo ha scritto, tecnica del colpo di Stato, tra l'altro in francese, per uso popolare, perché... Cioè, per chi doveva farlo, per chi doveva sovvertire il sistema. No, sì. Per chi si sapesse che è possibile fare i colpi di Stato. Certo, ma per la gente che era succube. Appunto. Che doveva, avrebbe tratto vantaggio dal fare il colpo di Stato. Viceversa, Luttwak è uno che fa parte del sistema mondialista. È tra quelli che hanno inventato il mondialismo, certo. E che è al servizio del potere, della centralità mondialistica dei mondialisti, che erano soprattutto, e quello è quel tipo di regime che ha inventato la caduta delle Torri Gemelle, dove appunto si è esplicata... Dopodomani, mi pare, fra qualche giorno è il 20° anniversario. Sì, dove in maniera molto eclatante si è esplicata la capacità di
condizionare l'opinione pubblica, vero? No, di fare il colpo di Stato, perché quello è stato un colpo di Stato mondiale, non americano, perché su quella base lì hanno poi creato la guerra in Iraq, in Iran, eccetera. Attraverso la credulità delle masse. La quale credulità? E poi, aspetta, hanno creato un disastro ambientale notevolissimo, la morte di 3.000 e passa persone, ferimento di qualche migliaio di altre, e soprattutto un grande business finanziario, perché con quell'operazione loro hanno guadagnato, gli operatori ovviamente che noi sappiamo di che etnia sono, hanno guadagnato circa 14 miliardi di dollari. 14 miliardi, non so se 14 miliardi o 14 mila miliardi, no, 14 miliardi di dollari. Sì, 14 miliardi sono più che sufficienti. Sì. E questo per dire, insomma, che con una fava hanno preso 18 piccioni e hanno creato soprattutto quell'astio di odio di opinione pubblica diretto verso gli arabi, particolarmente quelli israeliani, iracheni, palestinesi, eccetera, per cui poi, afghani ovviamente, per cui hanno fatto le tre guerre medio orientali, con il coinvolgimento dei paesi occidentali succubi della loro leadership, ecco, diciamo. Tra l'altro, proprio in relazione dell'abbandono dell'Afghanistan nelle mani dei talebani. No, ma ancora non sono andati, stanno ancora evidentemente, ma te credo, ma questo... metabolizzando la questione, elaborando le strategie, eccetera. Le televisioni del mondo e soprattutto quella italiana ha più volte citato la caduta delle Torri Gemelle, che se c'è qualcosa di irreale è proprio la caduta delle Torri Gemelle. Manifestamente falso, si vede, se uno c'ha gli occhi per guardare, si vede chiaramente che è una montatura. È impossibile quello. È più probabile l'apparizione della Madonna che la caduta delle Torri Gemelle. No, da sole poi, non con le altre che manco ci sono arrivati gli aerei e sono crollati per simpatia. La terza. Per simpatia. E a conclusione, siccome abbiamo parlato appunto del servitore che asseconda il padrone, abbiamo questo testo molto importante che ho fatto vedere anche prima. E da qui leggiamo alcune considerazioni, che è bene che i nostri amici lo sappiano, perché noi queste cose le conosciamo e mostriamo i documenti. D'Amato, il super poliziotto D'Amato, nome che abbiamo già incontrato, zar dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, incaricato che mantenne anche dopo la conclusione ufficiale del suo ruolo di capo degli affari riservati, cioè il 1974. D'Amato era un tipo autonomo, si inventò perfino una polizia parallela che operava al di fuori di qualsiasi controllo, con tanto di squadre periferiche e di informatori sparsi ovunque. Operò per almeno 30 anni. Quando avveniva un fatto di cronaca importante, ad esempio una strage, una squadra speciale veniva inviata sul posto e si affiancava agli agenti delle forze dell'ordine locali. Fu il contenitore esclusivo di notizie di reato sui maggiori fatti eversivi consumati in Italia, arrogandosi la scelta dello sviluppo meno che nella sede giudiziaria delle informative costituente notizie di reato. Io vi ho detto questo e vi leggo un'altra frase per farvi capire. Come stanno realmente le cose? Se lo erano allora, immaginatevi adesso. E qui c'è un altro aspetto. Elia Scanetti sostiene che il segreto appartiene al potere. Effettivamente l'esistenza di segreti è connaturata al potere,
e non è di per sé espressione di una sua devianza dai fini legittimi e dichiarati. Tanto che esiste il segreto inteso come il mezzo con cui lo Stato garantisce l'integrità della Repubblica e difende le proprie istituzioni e le proprie la propria indipendenza. Regolata dalla legge di riforma dei servizi segreti del 2007. Oltre a limitare ai 30 anni il tempo della durata del segreto rinnovabile, la legge ha previsto esplicitamente che i fatti sui quali nessuna autorità può invocare il segreto di Stato, disposto da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè quelli connessi a reato di strage o di associazione di tipo mafioso o di scambio elettorale politico-mafioso. E con questo io ritengo che abbiamo chiuso. Se c'è il segreto di Stato relative allo scambio elettorale di stampo politico-mafioso, intendo dire che qui quello che è stato concordato nel 1943 tra Chiesa, mafia, Stati Uniti e industria è qualcosa che è poi diventata legge dello Stato e sulle quali connessioni, interconnessioni, non è lecito indagare, compresa la strage di magistrati che in un certo senso nella loro ingenuità sono andati a indagare su questa strana connubio, cioè tra il sacrosoglio e la mafia. Oh, ricordiamo a tutti sempre che di sacri sogli ce ne sono due, non uno solo. Uno sta a Roma e l'altro sta a Magonza. Indovinate il perché? Dillo, dillo. Bisogna risalire al 1200, 1100, la lotta per le investiture. E da lì tutta una serie di cose che in un video non si possono spiegare perché sono talmente tanti avvenimenti che... Ma alla fine ha portato a questo compromesso. Uno di qua e uno di là, di sacri sogli. Vi leggo un'altra cosa, cari amici, perché qui noi non è che parliamo a vanvera, diciamo le cose. In un interrogatorio del 12 marzo 1994... praticamente 20 anni fa, se non 30 anni fa. 30 anni fa, quasi. Il collaboratore Gaetano Costa ha parlato anche della costituzione di Cosa Nuova. Legami tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta erano strettissimi. Ecco la cosa importante. Quando noi parliamo di Cosa Nuova, parliamo dei legami tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta, che sono la stessa cosa oggi. E mi pare che sia strano che queste due grandi organizzazioni che comandano in Italia non si siano alleate per tempo. Tema su cui insistono le dichiarazioni rese in periodi diversi almeno dai collaboratori Filippo Barreca, Pasquale Nucera, Francesco Onorato Gioacchino Pennino, Gaspare Spatuzza, Tullio Cannella, Toni Calvaruso, Leonardo Messina. Non so in concreto per quanto tempo né con quali risultati operativi, ma sicuramente si arrivò anche a progettare e poi a dare forma, parliamo del periodo immediatamente successivo alle stragi di Falcone e Borsellino, a una superstruttura che comprendeva le due organizzazioni, la cosiddetta Cosa Nuova. Ciò avrebbe consentito uno scambio di favori ancora più intenso e continuo tra siciliani e calabresi, e mi stupisce che non l'abbiano fatto prima. Ma non solo, Cosa Nuova serviva anche a inserire in modo più organico nel tessuto del crimine organizzato siciliano e calabrese persone insospettabili. Ma di dov'è il ministro della sanità? Quella strana bellezza apollinea. Non lo so. Deve essere calabrese, o sbaglio? Non mi ricordo manco come si chiama. Pazienza. Ah, sì. No, pazienza. Pazienza, sì. Fosse un parente di quel Pazienza. Ah, ironicamente dicevi, tipo Pollineo. Sì, di quel Pazienza dei servizi segreti. Sì.
persone sospettabili, collegamenti con entità politiche, istituzionali e massoniche. Fu Domenico Raso che mi parlò di questa struttura nel carcere di Cuneo nel 1993. Ripeto, dopo le stragi palermitane mi disse il Raso, che era uomo dell'Andrangheta, operante sulla piana di Gioia Tauro, molto legato ai Piromalli, che Cosa Nuova era una struttura concreta voluta dai vertici delle due organizzazioni. Procura di Reggio Calabria, procedimento penale 9339-2009, sentenze e ordinanze cosiddette invisibili. Poi c'è da, dove si fa riferimento al procedimento penale, la cosiddetta operazione Bellulavuru e alle conversazioni intercettate a carico di tale Sebastiano Altomonte, massone e molto vicino a Antonio Pelle, boss della 'Ndrangheta. Volete qualche informazione? Vi credete che tutto ciò che sembra alla luce del sole e viene deciso da questo governo sia legittimo o sia naturale per affrontare dei problemi che per noi sono assolutamente montati? Benissimo, vi ho letto delle informazioni. Se volete avere ulteriori informazioni vi comprate questi libri e ve li leggete. E con ciò vi saluto, cari amici. Sempre so long. Oh, so long. Sentissimo Long, che amico di Priapus. Grande Priapus. Esattamente.